amanti del goulash. Secondo te il goulash è di queste parti? Ma perché del goulash? Non lo fanno da ste parti. Di tutte le cose che potevi dire, perché hai iniziato con amanti del goulash? Cioè, allora, Boemia, più o meno Croazia, quelle parti là, no? Non fanno il goulash, no, è Ungheria proprio il goulash. Il goulash lo fanno un po' dappertutto. È un goulash al mondo. Vaffangoulash. Comunque sia, amanti della ricetta boema più famosa che vi viene in mente, bentornati su Curioso Server 2 con Kingdom Come Fucking Deliverance, che oggi abbiamo intenzione di finire a rompere. Allora, abbiamo un problema. Noi nello scorso episodio abbiamo visto che il buon Festuca... Ma è un nano quello? Ma scusa, ma se tu guardi guarda col lato dell'occhio. Perché si deformano. Diventano tutti dei nani. È il field of view, capito? Comunque, dicevamo, abbiamo scoperto che Festuca ha dei poteri ESP. Riesce a capire quando un uomo dall'altra parte della strada è morto, ma se ne accorge solo quando gli rivolgi la parola, perché normalmente lui sta per i cazzi suoi. Se gli parli fa un cadavere, un cadavere, allora, e comincia a correre. Qual è l'idea adesso? Andiamo verso il guardiano. Allora, il guardiano, Festuca è qui, giusto? Sì, non toccare Festuca, lascialo perdere. No, Festuca non si tocca. Allora, abbassati e ammazzalo. Poi ce lo carichiamo e lo portiamo via. Ma cazzo. Porca troia. Hey, yo. Halt. Esatto. No, devi riavviare, dai. Ma perché? Sei una pippa con lo stealth. Ma perché? Ci sono riuscito io da solo. Vai, riavvia. Non perde tempo. Ma tu non avevi il terribile. Riavvia. A posto. None, che t'hanno mo sei al gabbio. Ma guarda, questa parti. È tranquilla. No, vedi? Questa tira. Eccato. Però, puttana, porca troia, buona. Carica partita. Ma vuoi stare attento? Una cosa devi fare, in destra lo dovevi prendere. Non mi è uscito. Allora, dove cazzo stai? Destra, qua destra, ci si destra, va. Destra. Qui? Destra, destra, ti perdi pure lì, dritto. Festuca, eccolo qua. Allora, questa donna. Allora, lasciala perdere quella. O lo ammazzi in a coltello. Girato. Mo. Non puoi, spostati di là come ho fatto io. Fai le cose come le ho fatte io, che hanno funzionato. Ok, vai. Bella. Headshot. Ok. Ma questo c'è un sacco di chiavi tra le altre cose. Portiamolo via, portiamolo via da qui. Bene, bene, bene. No, questo è un muretto invalicabile. Ma se io lo rilascio oltre? Proviamo. No, non credo. Ma posso riprenderlo dall'altro lato? Si sta muovendo il cane, è vivo. Opla! Abbiamo trovato il modo di superare. Io che parlo a fare. Che poi si stava muovendo veramente in una maniera zombifica. Faceva veramente paura. Allora, io lo porterei vicino quel capanno lì. Perché poi il buon Festuca, con i suoi poteri ESP, potrebbe percepire che c'è un cadavere dall'altra parte della contea. Ma dove sta andando? Abbiamo creato un mulino di sarciano. No. Se lo sta assorbendo. Lo stavo mangiando. Com'era là? Tipo Madonna, Cell. Madonna, quanto è bello sto gioco. C'è un muretto che assorbe. Vedi là. Molla lì in mezzo ai cespugli. Siamo abbastanza lontani. Dobbiamo andare. Dici che Festuca. Ma lo lascio qua. Lo lascio in mezzo al campo. Così poi si crea una. Ma tanto non penso che in mezzo al campo ci sia gente. Lo saccheggiamo perché c'è un sacco di chiavi. Via tutto. E freccia da caccia, migliora il pane, ce la prendiamo. Via, dai che sono curioso. Dai, vai da Felluca. Allora, secondo me va normale. Dici? Spero di no, ma secondo me va normale. Festuca è qua. Ok, tutto è andato secondo i piani. Secondo me va normale. Procediamo le dita, eh. Sono molto curioso. Sono emozionatissimo. È andato tutto liscio. Qui dobbiamo andare alla moglie. Esaminiamo la moglie. Ma nel caso soffrisse troppo? Poni fine a questa sofferenza. Lo chiede lei. Togliti cose e mo entrano le guardie. Non so perché, ma è successo pure l'altra volta. Devi andare al prigioniero mo. A posto. Scopri cosa è successo al prigioniero. L'ho scoperto. Adesso domande e risposte. Devo interrogare il bandito catturato alla pestilenza. Eccola qui.
parla con Giovanca al monastero. È una missione secondaria, eh? Però è una bellissima missione. Dove cioè, sta il monastero? Poi c'è pure Giovanca. Ah, oh, porco due! Perché carichi? Che cazzo devi caricare? Le pile di quella fregna di mammita devi caricare. Non fare il nervoso, cioè. Che pa, ma perché carica? Oggi sto capendo di più del solito il gioco e tu. Ma non capisco perché carica così tanto. Abbiamo appena concluso un dialogo. Secondo me si è rotto. E se si è rotto dobbiamo. Abbiamo parlato con un personaggio. Come fate a dire che noi rompiamo il gioco quando non possiamo parlare neanche con i personaggi? E Festuca scappa e vede i cadaveri che non ci sono. Sei bloccato. No. No, io non voglio rifare tutta quella manfrina lì. No, però è facile. Vai da quello, parli schiacciando. Poi vai dentro al prigioniero, Giremia, esci velocemente. Vai da Festuca, ammazzi la moglie perché quella va morta. Ma non è che abbiamo rotto tutto perché la moglie di Festuca. No, no. Tu non dovevi parlare con questo, non so perché volevi riparlarci con questo. No, così per vedere se avesse qualcos'altro da dirci alla luce della morte della moglie di Festuca. No. Porca troia! Dai però. Beh, però il caricamento è l'unico momento in cui il frame rate tocca i 125. Vuoi che mi addormenti oppure premiamo Alt F4? Vuoi uscire proprio dal gioco? Più di così. Adesso facciamo dei tagli tattici. Ogni volta che facciamo una cosa lo diciamo, così viene tagliato così. Prima parte, parlare con Melichar. Che gli mancano i pezzi però. Vai, vai. Entra, scappa dentro, premi A, esci. Corri però. Basta. Non posso. Calmati, Festuca. Si va a Samopesh, città adiacente al nostro obiettivo che sarebbe il monastero. Samopesh, siamo furfanti, eh. Vabbè, però è notte, col favore delle tenebre. E adesso andiamo di galoppo, di gran carriera, verso la B. Non vedo. Sì, si adorcio. Molto meglio. La troia non si vede un cazzo. Cortile monastero. Ragazzi, siamo arrivati. Ma è grosso il monastero. Però da questa parte c'è l'entrata. Entriamo. Ora, mi scuserai se scendo da cavallo, ma odio muovermi col cavallo in città. Buongiorno. Sono le guardie proprie questo posto. Sì, non sono le solite guardie a cui siamo abituati. Ragazzi, siamo finalmente. E quella potrebbe essere Johanna. E infatti. Johanka? Sì, sono sporco di merda. Henry? Allora, abbiamo parlato con Gioanca fondamentalmente. E adesso possiamo andare, tornare indietro. Dobbiamo andare dall'alchimista prima. Parla con il fratello di Nicodemo. E a livello di mappa sta sempre qua. Fratello di Nicodemo, parla. Gli chiediamo aiuto. Metà degli abitanti. L'intero villaggio gliela facciamo più grande. Gli animali sono tutti morti. Eh sì, hanno messo fuoco. Quindi adesso dobbiamo creare la ricetta per curare la peste. Come riconoscere i malanni da fluidi e umori? È risaputo che il corpo umano è composto da quattro umori: snague, bile gialla, bile nera e il flemma. Cazzo è la flemma? Se presenti in quantità bilanciate, la persona gode di buona salute. Le ceseso di un umore, tuttavia, svenza l'organismo, disturbandone l'equilibrio fino a causare malattie o persino la morte. Questa era la medicina del 1403. No, era avanti. Immagino che anche lo sviluppo dei giochi fosse simile. Cioè, se non può portare la bisogna, per esempio, questa cosa fa una esperta come fosse una cosa come un abbiamo la soluzione, è peste. Ci serviva un libro. Ho scoperto quali mali gli accorgono. Peste. Intendo di alchimia, non l'abbiamo mai fatta. Vabbè, impariamo, dai. Gli ho detto che è meglio che si occupi prima del prigioniero, perché noi ci serve quello per andare avanti. C'è chiuso dentro casa sua. Vuoi salvare? Ma che bordello qua. Prima salva. Qualsiasi cosa tu faccia, prima salva. Sono tutti infetti. Si è triggerato male. Vai a destra, c'è un letto. Madonna, madonna. Dormi e salva.
Veglia di nessuno di loro si può difendere. È incredibile questa stanza. E poi soffrono tutti, voglio dire. Stai pure per fare un'azione gradita al dio. Sì, sì. Non vedo l'ora. Questi non si lamentano, non chiamano aiuto. Sono perfette. Sono le vittime sacrificate. Metti fuoco. No, se un malato di peste fa help e comincia a correre a 3000 all'ora, io mi faccio due domande. Dormi. Poi saccheggiamo tutti i pestilenzi. Ma sai che puoi imparare il borseggio visto che non chiamano aiuto? Aspettate ragazzi, qua si impara bene il borseggio. Qua si fa un borseggio lunghissimo e complesso. Guarda quando cazzo glielo faccio complicato il borseggio qua. È stato colto in branda la vittima. Scusami. Vi conviene non gridare aiuto, signori, perché io devo imparare a borseggiare. No, mi sa che devi riuscirci a borseggiare però. Possiamo imparare bene il borseggio. Guarda che ficata. Ma secondo me l'hanno fatta apposta sta parte qua. Lascia. Prendi qualcosa, sennò non ti aumenta il borseggio. Vedi, adesso. Però ammazzali tutti, dai. Tu dici, vabbè, questo ormai. Anzi di scalica, questi vengono da scalica. Compaesani, sono compaesani. Allora, questo c'è ora sicuramente un sacco di. 5! Ok. Oh! Borseggio riuscito. Furtività raggiunta. Qua possiamo proprio diventare dei master. Sì. E si sta velocizzando il modo in cui mi muovo nella scacchiera, Signori, oggi potrebbe essere la vostra giornata fortunata. Vedi, controlliamoli, vero? Saccheggia, vedi se c'hanno qualche cosa. Ma quanti vestiti hanno? Buona la freccia da caccia. Non c'hanno niente, dai. Vabbè, ma sono... grosce. La regola di San Benedetto. San Procopio. No, ragazzi, questi sono pieni di roba. Aspetta, abbiamo un problema. Qualcuno si è reso conto. No, non ho visto. No, c'è un... Non sei tu. Ok. Over there. My God, there's a corpse. Attenti. Qualcuno ha ucciso gli ammalati. Qualcuno ha ammazzato... Correte! Vai dentro. Vediamo un po' se qualcuno li sgama. Madonna, ragazzi, ma che carneficina. E tutti gli ammalati sono stati derubati. Non tutti, però. Dai, ok. C'è... Guarda! Quando lo trovo... Ora deve solo riposare, ha detto Harry. Beh, ragazzi, ci vediamo al prossimo gameplay. Sarà molto interessante, dammi un paio d'ore. Ci vediamo alla prossima.